Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con la seconda parte dell'apertura del box Shining Legends, in giapponese ovviamente. Allora, nella prima parte, non so se l'avrete vista oppure no, se non l'avete vista andatevela a vedere perché ho trovato questa carta ragazzi. La dobbiamo trattare come un oracolo perché è lui. Shining Mewtwo GX, che spettacolo, troppo bella ragazzi, non mi vengono le parole in mente, cioè non le parole in mente, non mi vengono parole da dire per descrivere questa, vabbè insomma non ci frega niente. Allora, andiamo subito con l'apertura del box. Perché ogni volta voglio fare le frasi serie non ci riesco, quindi andiamo con l'apertura. Questi ultimi 10 pacchetti ragazzi, avevo detto che l'avrei aperti al raggiungimento di 200 like, quindi ecco qua ragazzi questa apertura. Andiamo con il primo pacchetto sperando che sia fortunato come il secondo dell'altra apertura e vediamo cosa troviamo. Andiamo da sotto subito perché altrimenti non riusciamo ad aprirlo, cioè ci metto tipo 10 ore. Eccolo qua ragazzi, questo si è aperto anche bene, Allora, primo pacchetto di questa... Oh, questo si è aperto perfetto, ragazzi. Sono uscite le carte come niente, quindi questo lo lascio da parte. Lo mettiamo qua. E si regge anche, quindi... Trick a 1 e andiamo con... Trainer. Ragazzi, è morta la trainer, ragazzi. Mi è caduta così perché, tipo... Le tocco talmente poco le carte per non farle rovinare che cadono dalle mani. Allora. Totodile, che ormai troviamo in ogni pacchetto. Poi abbiamo... Attenzione, vedo qualcosa dietro. Sempre lui. E poi... Upa Holo, che mi sa Upa, già l'avevo trovato. Però non era Holo, com'è possibile? Boh, comunque ragazzi, Upa Holo. Che mettiamo qua. Se mettiamolo qua, facciamo ordine, se non si capisce nulla. Ah, a inizio video vi volevo far vedere anche tutte le altre carte Holo che ho trovato nella prima parte. Vabbè, ve le farò vedere a fine video. Se no, diventa troppo lungo. Allora, fortunatamente in questa parte non devo contare il numero di pacchetti aperti perché devo arrivare fino a che non finisco tutto il box, quindi molto bene. Andiamo con questo secondo pacchetto di questa seconda parte. Allora, speriamo che anche questo si sia aperto bene. Perfetto, solo quel pacchetto lì dell'altra volta non si era aperto bene con questo metodo. Mettiamo Mew e Mewtwo qua dietro insieme a Pikachu. Trick a 1. E andiamo con messa a fuoco. Oh, ho detto messa a fuoco, si è messa a fuoco. Spettacolo, trainer. Sempre Minun Plusle o Plusle con Bulbasaur. Sempre lui. E attenzione, Carnivine... E Reshiram Holo, che già avevo. Quindi ragazzi ho trovato già una doppiona, Quindi questa qui ragazzi faremo il contest. No vabbè ragazzi, andiamo avanti. Allora, terzo pacchetto. Adesso che non devo tenere il conto mi sono ricordato a quanti pacchetti stavo. Una cosa impossibile, non so. Quando me devo ricordare non mi ricordo mai. Adesso che non devo pensare a sta cosa me la sono ricordata. Allora, terzo pacchetto. Comunque prima o poi per aprirli così questi pacchetti piegherò una carta dentro, me lo sento. Allora, questo non si è aperto, quindi riproviamo. Eccoci qua. Terzo pacchetto, trick a 1 e andiamo con Energy, metti a fuoco magari, bravo. Poi Weasel, Scraggy, Flotsol che fa il bagno in piscina che in realtà è un mare, non so perché ho detto piscina. Scrafty e attenzione, Keldeo Holo, vediamo l'artwork, metti a fuoco, bravo. Keldeo Holo, spettacolo ragazzi, in realtà non è uno spettacolo perché non mi piace l'artwork, però va bene. Keldeo Holo al terzo pacchetto. Andiamo con... Ah ragazzi, quel Zoroark che vedete là dietro, se lo vedete, non fa parte di questo box, ma dei due pacchetti che avevo aperto precedentemente all'apertura del box. Quindi se non avete visto quel video andatelo a vedere. Mi faccio pubblicità da solo ragazzi, ma sto nel video mio, quindi posso farlo. Andiamo con questo pacchetto numero 4 o 5, non lo so, ho perso il conto. Questo ragazzi lo voglio distruggere, non so perché, ma mi sento che lo voglio distruggere. Non sono riuscito neanche a distruggerlo. Allora, trick a 1 e andiamo con Trainer. Pikachu. Zoroark GX, ragazzi, l'ho chiamato. Prima stavo parlando di Zoroark, eccolo qui. 1 e 2, quindi sono riuscito a trovare un Zoroark GX doppione aprendo solamente un box e due pacchetti. Cioè, questa cosa, ragazzi, è incredibile. Mettiamo nella sleeve lo stesso. Perché questo sarà il Zoroark o lo Zoro? Lo Zoroark o il Zoroark? Il Zoroark. Boh, non lo so, vabbè. Io gli dico il Zoroark. Sarà il Zoro lo Zoroark. Ragazzi, no, si dice il Zoro o lo Zorro? Nessuno dei due. Il Zoroark. Vabbè, ragazzi, se sapete come si dice, ditemelo nei commenti il Zoroark o lo Zoroark. Con l'hashtag davanti così almeno lo trovo subito. Quindi, mettiamo il lo Zoroark qua dietro, vicino a quest'altro... lo Zoroark,
E andiamo con questo pacchetto numero Zoroark. Allora, questo stava chiuso da quest'altra parte, era al contrario, che spettacolo. Questo è un segno del destino, ragazzi, perché questa parte qui di solito sta da quest'altra, invece mo sta qui. Quindi qua o troviamo subito una Shining Double Type, che neanche ci sta in questa espansione, però clicca 1. Ultra Ball subito, ragazzi, come prima carta. Questo è un segno del destino, io ve lo dico. Croconav, sempre lui. Ivysaur, Jinx e un altro Zekrom Holo. Ragazzi, quante doppie trovo in questo box non si sa. Comunque, vabbè, meglio, almeno le posso mettere fra le carte scambiabili. Quinto pacchetto se n'è andato, andiamo con il... Ma quanti ne ho aperti? Oh, sono finiti? Ah no, sono rimasti altri 4, giusto. Andiamo con... Ah no, tutti stavano da sta parte, le cose dei bustini, perché prima le aprivo da sopra, quindi le vedevo da qua. Mo l'ho girato, state qua. Piccola defiance da principiante, Questi... Ah ragazzi, questo pacchetto sembrava molto... molto pieno, ragazzi. Qui c'è qualcosa di... E si è aperto anche in questo modo, ragazzi. Questo è un segno del destino, io ve lo dico, Segno del destino che si è aperto così. E lo sentivo anche duro, quindi... Cioè, detto così sembrava brutto, però vabbè. Trika 1, andiamo con la trainer, andiamo avanti che è meglio. Trainer, sempre lui. Ekans, attenzione, ho spoilerato tutto. Electrode, Incineroar e Shining Holo, che mi mancava. Vediamo l'artwork. Shining Holo Skyform, questo, Da sottolineare lo Skyform, forma cielo. Se mi ricordo bene, non mi ricordo benissimo, perché sono passati tanti anni da quando giocavo a Diamante, Perla, Platino e tutte quelle cose. Comunque, andiamo con questo pacchetto che è il numero 3678. Sì, dovrebbe essere il numero 8. Lo apriamo da sopra, ragazzi, perché questa volta, boh, non lo so. Lo apriamo dall'alto, dato che abbiamo trovato Shining Skyform, forma cielo. Partiamo dall'alto, che è il cielo, quindi lo apriamo da sopra, giusto? Giusto. Questo pacchetto che qui vorrei trovare una bella GX, per favore, perché qui non abbiamo trovato ancora nulla. Ah sì, Zoroark GX che già c'avevo, molto male. Trainer, che metti a fuoco subito, bravo. Quillfish, Litten, però l'ho messo a fuoco un po' strano, Venusaur, e attenzione, là, stavo per dire Lugia, ma Latios. Vediamo l'artwork da vicino, ragazzi, che alle spalle, come al solito, ha Latias che lo insegue. E torniamo alla messa a fuoco normale. E andiamo con il pacchetto numero 9. Ragazzi, ho trovato tutto nella prima parte di video, perché sono rimasti solamente due pacchetti. Tre pacchetti. Quanti pacchetti ho aperto prima? Non ho aperti 10? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah sì, 10, giusto, perché qui, ragazzi, pensavo fosse parte del pacchetto di prima. Invece qua ci sono tutte le holo trovate nella prima parte. Mi sto capendo da solo, voi non starete capendo nulla, ma tranquilli, perché tanto non mi capisco nemmeno io, quindi... Questo pacchetto l'abbiamo aperto un po' alla Jason Fe, quindi trick a 1. Vediamo cosa abbiamo in questo pack. Trainer, Zorua, Torragat, sempre lui, Spiritomb e... Cazzo, sempre i Veltal. Basta con questi Veltal, non lo voglio più trovare. Quindi, questo qui manca... Ah beh, perché ci ho trovato Zoroark e Jax. Lo mettiamo dove non c'ho più il posto, qua sopra, così a caso. Allora, penultimo pacchetto, questo qua, di sempre quelli che ho aperto fino adesso, di niente. Quindi, ragazzi, voglio trovare una cacchio di carta per finire in bellezza questo video. Su, ragazzi, arriviamo a 250 like. Cioè, sto aumentando di 50 like ogni video, forse sto esagerando. Quindi, arriviamo a 201 like. Trainers, Totodile, ragazzi, dovete mettere like solamente per il video precedente a questo, perché era uno spettacolo. Pikachu, Relegator, Arbok, wow, eccolo qua, non ci credo. Shining Ball Canyon, io pensavo che c'era solo una Shining o Shiny, vabbè, insomma, non so come la dite, in ogni pacchetto. Io ne ho trovate due, quindi spettacolo. Bene, ragazzi, mettiamo subito una sleeve prima di continuare a guardarlo. Quindi, ragazzi, volevo concludere in bellezza questo box, ed è quello che è successo, perché abbiamo trovato lui, Volcanion Shiny. Mettiamolo a fuoco da vicino. Spettacolo. Torniamo subito all'inquadratura. Bene, allora, dove lo mettiamo questo? Mettiamolo qua dietro, così non so se si vede. Sì, si vede. Ultimo pacchetto, ragazzi, credo che ormai non potrò trovare nulla, però prima di aprirlo
richiudiamo il tutto perché voglio fare questa cosa. Ecco qui il box che ho appena aperto. Questo qua si merita di stare al centro del box e vediamo se ci porta fortuna, cosa molto poco probabile, però ecco qui tutto quello che ho trovato, poi dopo le vedremo con calma. Allora, ultimo pacchetto di Shining Legends di questo box in giapponese. Quindi ragazzi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi perché porterò anche in italiano, Shining Legends, appena uscirà in Italia ovviamente. Lo porterò in italiano, che sarà un'espansione come quella di Generazioni, quindi comprerò parecchi pacchetti perché è troppo bella. Quindi andiamo con ultimo pacchetto di questa parte, energia, sempre lui, Bulbasaur, Bulbasaur in ogni pacchetto e Totodile uguale, Buizel, Tarkol e sempre, sempre ed esclusivamente lui. Quindi ragazzi, finisce il video così, ragazzi, vi faccio rivedere al volo le holo trovate nella prima parte, se non avete visto la prima parte, se non avete visto andatela a vedere comunque alla fine video. Allora, Raikou, Yveltal, Manaphy, Palkia, Virizion, sempre lui che non mi ricordo, scherzo, lo so come si chiama ma non ve lo dico, Zekrom, spettacolare ragazzi, Zekrom era troppo bello, rivediamolo. E poi abbiamo trovato anche Entei GX e qual era quell'altro? Eccolo qui, Shining Celebi. Poi qui abbiamo, vabbè, vediamole tutte insieme, tutte quelle meglio trovate, 1, 2, 3, 4, 5, con questa 5, ho perso il conto. Allora, guardate che spettacolo questo box, è andato molto molto bene. Avrei voluto trovare Mew e sinceramente avrei preferito Mew a Volcanion, però vabbè ragazzi, abbiamo trovato Celebi, quindi ci sta. Celebi e Mewtwo trovati ragazzi, che sono gli Shining, i primi Shining usciti nel set Neo, che era? Neo Destiny. Ah, tra l'altro ragazzi, io ho Shining Mewtwo del set Neo Destiny, non so se l'avete visto perché me se non l'ho mai mostrato in video, però ragazzi era una grandissima carta. Comunque va bene, concludiamo qua il video perché è un'altra storia questa, quindi like, subscribe, share, tutto quello che volete. Ci vediamo al prossimo video sperando che sia fortunato come questo. E abbiamo anche questo Zoroark qua, coraggio, mi faceva pena, lo metto vicino a quest'altro. E niente, perché stava lì in disparte, tutte le carte qui, quello stava lì come se fosse uno schifo, in realtà è uno schifo, però va bene, non è proprio uno schifo, quindi non so cosa ho detto, like, subscribe, share, like ragazzi a questo video, a quell'altro, e ci vediamo alla prossima apertura. Però ragazzi, no, devo chiudere il video con Shining Mewtwo, sennò non mi piace. Allora, eccolo qua che si avvicina, guardatelo, guardate come incute timore, ho l'ansia, oh mio Dio, eccolo qui. Non posso avvicinarmi più di così perché sbatte, però guardate come mette a fuoco bene, che spettacolo. Shining Mewtwo GX vi saluta e al prossimo video.